Diciamo, stamattina è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta Consip Alfredo Romeo. Sì. Qual è la sua opinione su questa vicenda? Chiaramente da quello che leggo e da quello che ho visto in questi anni vorrei sottolineare l'importanza del fatto che decidemmo, con una decisione presa soprattutto da me personalmente, con non poche difficoltà, di mandar fuori Alfredo Romeo dalla gestione assolutamente totalitaria del patrimonio immobiliare della città di Napoli. Quindi questa è una decisione importantissima, che insieme a quella di aver rotto il sistema affari, politica, criminalità nei rifiuti, è una delle più grandi operazioni di trasparenza, di legalità, di efficienza e di efficacia che ha messo in campo questa amministrazione comunale. E lo vorrei sottolineare che l'abbiamo fatto in quel momento, che le resistenze sono state tante, che leggiamo sui giornali che si sono anche adoperati per evitare che io diventassi nuovamente sindaco. E in più vorrei aggiungere, chiaramente ricordo anche il momento in cui fui relatore come tribunale del riesame 10 anni fa in un procedimento molto delicato in cui confermammo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Alfredo Romeo. Ho sempre detto che l'uomo è molto abile, che è un imprenditore da non sottovalutare e soprattutto mi ha sempre colpito la sua capacità tentacolare di arrivare a qualsiasi livello nessuno escluso, al di là delle questioni penalmente rilevanti, e sono molto soddisfatto di essere stato io in prima persona e poi con ovviamente la giunta che mi ha seguito a volere l'estromissione di Alfredo Romeo dalla gestione del patrimonio del Comune di Napoli, perché ripeto è stata una decisione molto più difficile e complicata di quello che si può immaginare sotto ogni punto di vista. E mi auguro ovviamente che si vada fino in fondo, che sapere che su questa vicenda c'è stata una fuga di notizie, ci sarebbe stata un'attività di dossieraggio, ci sono indagati personaggi che ricoprono ruoli così alti all'interno delle istituzioni del nostro paese, ci auguriamo che si vada veramente fino in fondo.